a Napoli Città Libro con Angela di Vocali Editrice, a cui chiediamo come l'andamento, questa seconda giornata, come ti è parsa? Io ho già avuto modo di parlare con qualche tuo collega, mi ha detto che c'è molto movimento, c'è un'ottima organizzazione e ci sono tante cose. Tu che cosa ci dici? Sì, sì, c'è molta gente. Nonostante devo dire, nonostante tra virgolette, il tempo sia bellissimo, c'è un sole splendido, pensavo inizialmente che le persone andassero al mare, e invece no, ci sono molte persone che si sono recate qui alla fiera, e questo ci fa piacere, perché la cultura non passa in secondo piano. Assolutamente. So che ieri avete avuto una presentazione di un libro, sì. Facciamolo vedere qual è stato, perché c'era anche il gruppo di lettura che ha proposto questo libro, Tolma, di Margot Aten, una giovanissima che ho avuto modo di conoscere presso la vostra libreria a Portici, appunto Vocali, e di questa ragazza che cosa vogliamo dire? Che è una talentuosa, nonostante l'età, perché è sedicenne, quindi voglio dire, seguente al terzo anno del liceo classico, molto molto brava, ha scritto questo fantasy thriller mitologico che sicuramente sarà un successore. Noi sta andando molto bene, è uscito da pochi giorni, insomma sono 10 giorni, però sta riscontrando successo. Il pubblico apprezza. Sì. Stasera so che avete un'altra presentazione, e questo lo so, è Maria Cristina Orga con 123. Cosa vogliamo dire su questo testo? Una raccolta di poesie di Maria Cristina? Questa è l'ultima opera di Maria Cristina e praticamente stasera alle 19 saremo a Sala Urania 1 dove la presenteremo. E che dire di Maria Cristina? Il vulcano Maria Cristina. Lei scrive, interpreta, legge, sì. È proprio va, tutto... Lei va a braccio, perché ogni presentazione che fa è diversa e quindi è sempre uno spettacolo, è bello seguirla anche nelle varie presentazioni perché sarà sempre un'avventura diversa. È vero, allora stasera vi seguiremo, per il momento Vocali Editrice dal Napoli Città Libro e in bocca al lupo. Grazie.